Amici di Android Blog, di nuovo dallo stand Sony, stavolta per il tablet che è stato presentato in questa giornata, davvero ricca di eventi. Il tablet è il tablet Xperia e tablet Z2, rispecchia in tutto per tutto le caratteristiche hardware che abbiamo visto sullo Z2 smartphone, Snapdragon 801 il processore, 3 giga di RAM. Qua abbiamo però ovviamente una diagonale di 10.1 pollici per un display Full HD più luminoso rispetto alla generazione precedente, con colori più belli grazie alle nuove tecnologie implementate da Sony. E, il display salta decisamente all'occhio proprio per la qualità e la caratteristiche cromatiche. E andiamo a vedere il menu tablet di Sony, che non si differisce rispetto al modello precedente. Quello che si differisce però sono le dimensioni. Il tablet è più leggero, più sottile e decisamente più, più maneggevole, sembra davvero di tenere una piuma in mano. E, le caratteristiche hardware le andiamo a vedere nel dettaglio a livello di cornici, che restano comunque piuttosto spesse. Abbiamo qui la fotocamera frontale con i vari sensori, abbiamo il lato destro pulito, il lato sinistro con tasto di accensione e spegnimento ormai classico rotondo di Sony e il bilanciere del volume. E sotto abbiamo il connettore per la dock station e il jack da 3.5 delle cuffie, che quasi sborda rispetto alla cornice del tablet. Superiormente abbiamo la ricarica e quello che ci sembra essere l'infrarosso e per eventuali funzioni di telecomando. Posteriormente abbiamo la fotocamera e supponiamo, non sappiamo ancora i pixel, supponiamo da 8, probabilmente metteremo il pop out della definizione precisa della fotocamera senza flash LED, però vediamo il logo dell'NFC. Molto bello questo materiale satinato che non patisce le impronte della scocca. E il tablet è ovviamente impermeabile come Sony ci ha abituato a vedere. Andiamo a vedere un attimo la navigazione, che non siamo riusciti per problemi di traffico sullo smartphone. Proviamola qua sul tablet. Abbiamo già caricato in background il nostro sito, perché i tempi di ricaricamento sarebbero davvero lunghi, ma nonostante il browser sia Chrome, questo Snapdragon 801 riesce a farlo girare in modo decisamente fluido, non ci sono problemi neanche. Ecco, adesso mi ha smentito subito, c'è un piccolo delay quando proviamo a fare lo scroll della pagina. E insomma, cosa dire di questo tablet Z1? Un deciso passo avanti come ottimizzazione dello spessore e in generale del display, e niente di nuovo a livello di personalizzazioni o implementazioni di caratteristiche particolari. E per Android Blog un saluto da Alessio.